Ciao Davide, benvenuto nel nostro format. Ciao Christian, grazie. Grazie mille. Ti vedo molto, molto felice e molto positivo. Significa che quello che stai imparando ti sta servendo. Mi sta servendo davvero tanto, davvero, davvero tanto. Allora, Più di massimo. tu hai puntato molto sulla chat nel corso della tua formazione con noi, facendo prima un corso di chat e poi diciamo, una coaching argento. E quindi hai scelto un topic relativo alla chat. Argomenti di conversazione appunto su questi siti e app di incontri. Innanzitutto vorrei chiederti, prima di formarti, quali erano i tuoi argomenti? Nulli, Christian, proprio non sapevo di cosa parlare con un'altra, in particolare con una ragazza, ovviamente, però in generale diciamo che neanche io fino a tempo fa avevo così tante passioni, o almeno sapevo esporle in modo corretto, soprattutto. Quindi Quindi c'era sia un problema di contenuto, sia un problema di forma. sì. Soprattutto di forma, secondo, cioè la parte più importante per me è stata la forma. Proprio nell'esporlo, quindi molte volte anche sia da chat che da vivo mi impappinavo, non sapevo vedere il punto della discussione, diciamo, cioè dove, di cosa parlare, come accodarmi tra argomenti, sì, tantomeno per loro. E quindi i tuoi risultati quali erano? Erano pessimi, ovviamente erano pessimi i risultati, non riuscivo ad intrattenere una conversazione e quindi lo saprei meglio di me si va a creare quel silenzio ultra, cioè un po' fuori luogo, cioè Imbarazzante. sì. Ok, bene. Poi tu hai fatto il corso di chat a distanza con Davide perché appunto vieni da un posto lontano, vieni da Sicilia. E quindi lì, come è cambiata la tua visione delle cose? Che cosa hai appreso che ti ha in un qualche modo aperto e illuminato la nuova prospettiva e la nuova via? Allora, sostanzialmente io prima pensavo che, diciamo, una conversazione si mandasse avanti così, un po' tirata su due piedi, non parlando neanche di troppe cose, di cose troppo importanti, no? E invece, grazie a Davide e poi a Francesco, ho capito che ovviamente ogni persona poi ha una propria personalità con un proprio vissuto, quindi delle proprie passioni. Dei certi argomenti di cui preferisce parlare, di altri no, e quindi anche magari poi il modo di scoprirsi, no? A vicenda attraverso ciò di cui si parla. Penso di aver capito che ci sono tante cose da dire, cose che prima non pensavo. Ci sono tante cose di cui parlare e rimanere senza parole poi più avanti diventa davvero difficile se anche si crea una certa intesa nel discorso. Possiamo dire che ora hai sostanzialmente un metodo collaudato che ti fa sentire sicuro rispetto alla conversazione e in qualche modo tu riesci sempre ad arricchirla ed alimentarla? Assolutamente sì. È proprio quello che mancava prima. Un metodo. Adesso cerchiamo di dare 5 suggerimenti che possono essere appunto 5 argomenti di conversazione da toccare e sviluppare in una chat con una ragazza per quelli che ci ascoltano. Ok, quindi 5 consigli per sviluppare. Sì, o se vuoi 5 argomenti o 5 consigli, insomma, diamo 5 punti che possono essere utili alle persone. Sì. Allora, personalmente a me piace molto parlare di libri, quindi andare a capire quali libri sta leggendo l'altra persona, quindi la ragazza in questione, perché sostanzialmente poi da quello. Già per me da questo argomento si può parlare di uno e non so quanti mondi che ci sono dietro. Quindi, Quindi ok, attira libri. molto. Libri. Ovviamente magari la questione lavorativa, quindi il proprio lavoro, però magari preso un po' più, non so, all'inizio un po' più alla leggera, perché magari partire subito con questo argomento può sembrare magari un po' più pesantuccio. Quindi il lavoro preso alla leggera.
punto numero due. Sì, all'inizio sì. Dopodiché si può parlare, vabbè, sì, in generale delle passioni che si hanno, però in qualche modo ancorarsi sempre a quello che dice l'altra persona. Quindi se quella Ok, persona... quindi possiamo dire tre passioni e quattro legarsi a quello che l'altra persona in qualche modo scrive nella chat. Sì, Quindi esattamente. svilupparlo, approfondirlo. Ultimo punto. Ultimo punto, cosa possiamo mettere? Diciamo che... Non so perché il momento non mi sta venendo. Guarda, te lo dico io, ti do un ultimo punto io. Punteggiatura, grammatica e comunque una sintassi decorosa dei messaggi. Io sono uno che cura molto questo aspetto qua, cioè mi piace essere, come dire, preciso su quello che scrivo, cerco sempre di usare punti in maniera corretta. Punti esclamativi, punti domanda, le virgole, i due punti, le virgolette, cioè mi piace incastrare le cose al posto giusto, nel momento giusto, perché credo che una comunicazione pulita, corretta, dia comunque la percezione che davanti a te non hai un analfabeta. Penso sia molto molto vero. Diciamo che vedere scritto un bel messaggio, bello, in modo diciamo liquido, molto scorrevole anche nella lettura, sicuramente poi traspare molto, molto altro dietro a chi lo scrive, cioè di chi lo Esatto. scrive. Così fai Esattamente. capire che tra l'altro sei uno che legge molto e quindi sa come si scrivono le parole. Bene, Davide, direi che abbiamo dato gli ottimi spunti a chi ci segue, quindi adesso ti lascio andare perché so che hai una nave in cui devi salire. Esatto, sì. Una bella nave. E quindi niente, io ti auguro buon viaggio e in bocca al lupo. Ok, ti ringrazio per aver partecipato. Grazie mille. Ciao Cristian. Ciao 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 ciao.